La Noga è una delle frazioni dove le tradizioni vengono rinnovate, anche il mancato rintocco delle campane durante i giorni pasquali e il rintocco delle campane che viene sostituito con cosa, Giulio? Noi lo chiamiamo tic-tac. Allora, la cristianità e tutti i cristiani in questi 3 giorni che ci separano dalla Pasqua vivono il triduo pasquale, praticamente dalla sera del Giovedì Santo alla mattina della domenica, praticamente in senso di mestizia, proprio per la partecipazione dei cristiani alla passione e morte di nostro Signore. In che modo lo manifestano? All'interno delle chiese, liturgicamente, con lo spoglio di tutti gli altari. All'esterno della chiesa, invece, in che modo? Col silenzio delle campane. Ossia, noi diciamo, si legano le campane, per poi slegarle ufficialmente con un festoso suono. Questa manchevolezza del suono delle campane andava ad influire sulla partecipazione della gente comunque alle funzioni religiose, che sono numerose in questi 3 giorni. Non solo, ma il suono delle campane aveva anche un senso civile, nel senso che i punti principali della giornata, l'inizio della giornata, il fine, il mezzogiorno, il suono anche soltanto per la scuola, eccetera, eccetera, aveva anche un senso civile. Per cui non si poteva proprio totalmente non dare questi segnali, sia a livello religioso che a livello. E allora è stato sostituito nel tempo con queste forme di richiamo che sostituisce le campane non come suono, ma come rumore praticamente, no? Come veramente un tic-tac-toc-tac, Che viene usato anche in più posti però del paese, non solo davanti alla chiesa. davanti alla Chiesa della Noga, soprattutto per che lo abbiano a sentire gli abitanti della zona della Noga, di Solero e di Daronzo, mentre invece sotto chiesa per le abitazioni sottostanti, quelle di villa praticamente, ossia il Ponte, Falghiera, soprattutto Maglietto e Piaggio, che erano le frazioni che gravitavano ugualmente sulla chiesa parrocchiale della Noga.